Poracci, ben porati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con calma. Sì, lo so, sono usciti i leak di Switch 2, siete stati in tantissimi a passarmeli già da stamattina, ma in questo caso, prima di fare un video super sensazionalistico, ci sono voluto andare con i piedi di piombo, principalmente per due motivi. Volevo innanzitutto vederci chiaro su questa storia, verificando l'attendibilità delle fonti, e soprattutto aspettare e vedere se dopo le prime informazioni sarebbe uscito fuori qualcos'altro. E spoiler, ci sono stati aggiornamenti molto molto importanti. E poi ho aspettato qualche ora, invano, per un eventuale annuncio da parte di Nintendo. In fondo ne discutevamo proprio ieri in live su Twitch, se siamo arrivati a un punto dove Nintendo sta invitando gli sviluppatori a dei briefing sulla console e l'hardware è entrato veramente in produzione, beh, è solo questione di giorni o anche meno prima che le informazioni inizino a uscire fuori senza controllo. Siccome Nintendo non ha fatto trapelare nulla fino adesso, nel momento in cui inizia ad esporre il fianco ad eventuali quanto inevitabili leak, secondo me significa che è pronta ad alzare pubblicamente il sipario sulla console. Quindi, prima premessa fondamentale, i leak che analizzeremo oggi sono non ufficiali, ci mancherebbe altro, ma la loro esistenza mi fa pensare che molto presto arriverà un annuncio ufficiale da parte di Nintendo. Seconda premessa, magari sarò eccessivamente prudente, ma cercherò di mostrarvi il minimo indispensabile di questi leak. Abbiamo infatti tre tipi di documenti che sono trapelati: dei render della console, delle immagini di un prototipo di Switch 2 non ancora assemblato e dei documenti con le specifiche tecniche della console. Sappiamo benissimo che Nintendo applica delle politiche di tolleranza zero nei confronti di questo tipo di leak, quindi vorrei evitare che il video mi venisse buttato giù. Mi dispiace, ma vedrete parecchio i soliti trailer triti e ritriti e ogni tanto il mio bellissimo faccione. Che culo. Però comunque le immagini le avete viste tutti quanti, infatti su Instagram mi avete intasato i DM e si trovano molto facilmente. Quindi prendete questo video come una sorta di accompagnamento e di riassuntone utile per riorganizzare tutte quante le idee da appunto accompagnare con le immagini del leak che troverete altrove. Detto questo, non mi resta che ringraziare lo sponsor Otoji Retro Games e vi invito a fare tre semplici gesti. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Io ho detto tutto, iniziamo! Regola numero 1 quando si analizzano dei leak del genere: prendersi del tempo per analizzare le fonti ed aspettare che emergano maggiori dettagli sulla provenienza di questi leak. Ve lo dico da subito, per me potrebbero essere abbastanza veritieri, ma ci andrei con i piedi di piombo per quanto riguarda l'entusiasmo, e ora vi spiego anche perché. La fuga di notizie è partita principalmente da un post Reddit che ha raccolto delle informazioni apparse su Famiboards. Queste a loro volta sono state tradotte da un non meglio specificato social media cinese, dove due leaker distinti avrebbero condiviso le informazioni che adesso abbiamo accorpato in un unico leak. Quindi, da una parte ci sono i render fatti con AutoCAD e le immagini del prototipo, non assemblato, e dall'altro le specifiche tecniche. Ora, mi dispiace rovinare il party, ma ascoltate bene questa informazione che dovrebbe quantomeno smorzare l'entusiasmo iniziale. I render non sono ufficiali, ma sono stati fatti amatorialmente dal leaker iniziale, che è un appassionato di grafica 3D che si è fatto prendere dall'entusiasmo. Per intenderci, hanno lo stesso valore del disegnino di PS5 Pro che aveva fatto D-Labs durante il leak di PS5 Pro. In questo caso però ci dobbiamo fidare di un signor nessuno che sta dicendo: ho visto la Switch 2, ora ve la ridisegno. C'è chi difende questa operazione garantendo che questi render siano stati fatti analizzando accuratamente la scocca della console ottenuta da una fabbrica di accessori pagando una somma elevata. Quindi sì, potrebbe essere un mock-up legittimo, ma è sempre meglio mettere in chiaro quello che andiamo ad analizzare. Non si tratta di un render ufficiale né di un mock-up fatto dai produttori di accessori, è una rielaborazione fatta da un tizio a caso che dice di aver visto da vicino la console, ma che potrebbe trollarci tutti quanti. In più, un altro aggiornamento dell'ultima ora, per fortuna che ho aspettato per fare questo video, anche se si trattasse di leak veritieri, sono stati fatti molto probabilmente su un prototipo della console, indicato dal codice X6, che non rappresenterebbe il design finale della revisione attuale che potrebbe essere entrata in produzione, che invece sarebbe indicata dal codice X8. E poi vi lancio una provocazione: sebbene il leaker originale abbia cancellato le immagini di sua spontanea volontà, neanche uno di questi siti che ha ricondiviso il leak è stato buttato giù o ha visto il suo contenuto rimosso per violazione del copyright. Ma vi pare che Nintendo non farebbe di tutto per far sparire un leak del genere?
Io vi lascio questa domanda aperta. Andiamo avanti. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Quello che possiamo evincere da questi render è che Switch 2 sembra essere un progetto estremamente conservativo, in netta continuità con l'attuale console. Una scelta sensata e ragionevole, per carità, che ha i suoi pro e i suoi contro. Abbiamo infatti sempre una console ibrida con tanto di Joy-Con che possono staccarsi dal corpo principale della macchina. La prima differenza che balza subito agli occhi è lo schermo da 8 pollici, molto più grande rispetto all'attuale Switch, per una console decisamente più larga ed imponente. Guardando sempre la parte frontale, l'altra grande differenza sta nel tasto aggiuntivo sul Joy-Con destro, un pulsante di cui per ora ignoriamo le funzionalità. Sul retro è possibile vedere uno stand in linea con quanto abbiamo sperimentato su Switch OLED e spiccano anche i due tasti necessari per sganciare i Joy-Con, ora molto più grandi e sporgenti. Anche quando vista da sotto, la nuova Switch non presenterebbe grosse novità. Abbiamo sempre l'entrata USB-C per la carica e la connessione alla dock e i due altoparlanti stereo. È osservandola da sopra che le cose iniziano a farsi interessanti. Non solo abbiamo ancora la presenza del jack cuffie da 3,5 mm, ma anche un secondo ingresso USB-C che non sappiamo a cosa serva. Servirà per collegare accessori esterni? Magari, che ne so, un secondo schermo? Poi rimane tutto bene o male invariato rispetto a Switch, con i tasti di accensione e volume, le uscite di areazione e lo slot delle cartucce, che visto così fa pensare a una console completamente retrocompatibile anche con il supporto fisico di Switch 1. Ma insomma, se fanno una console del genere, uguale in tutto e per tutto al vecchio modello, ormai la retrocompatibilità la possiamo dare praticamente per scontata. Come al solito ci sarà qualche minima differenza all'interno delle cartucce che farà in modo che quelle della nuova console non potranno essere utilizzate retroattivamente sul primo modello di Switch. Anche i Joy-Con seguono questo trend di allargamento della superficie e in particolare è molto apprezzabile la maggiore grandezza dei tasti dorsali, che ora magari potranno essere premuti facilmente anche da chi non ha le mani di un neonato. Non c'è alcun tipo di rotaia, fattore che unito al tasto sul retro fa pensare che si sia optato per un tipo di connessione magnetica, esattamente come ipotizzato da alcuni leak usciti tempo addietro. Sperando che il problema del drift sia definitivamente risolto o quantomeno ridotto al minimo, un po' mi dispiace l'assenza di un D-pad tradizionale, ma l'impostazione da console ibrida impone la presenza degli stessi tasti sia a sinistra che a destra. Prima di passare a delle considerazioni sul design, secondo me ha senso analizzare brevemente quello che sappiamo delle caratteristiche tecniche. Per la cronaca, tutti i seriali delle componentistiche corrispondono con quanto leakato mesi fa dai pazzi che si erano messi a controllare gli ordini di componentistiche tra Nintendo e le fabbriche cinesi. Abbiamo infatti un system on chip con CPU e GPU integrate che molto probabilmente è il Tegra T239. La RAM ammonterebbe a un totale di 12 GB DDR5X a una velocità di 7500 MT al secondo. Questo significa non solo un netto incremento rispetto ai 4 GB di Switch, ma anche un posizionamento a metà tra la RAM di serie S, 10 GB, e serie X, 16 GB. Certo, Steam Deck ad esempio ne ha 16, ma si tratta di un modello con velocità di trasferimento più basso. Immagino poi che il sistema operativo di Switch sarà ridotto all'osso e quindi quei 12 GB saranno sfruttati a dovere. La memoria interna sarà ora di 256 GB, nettamente più veloce rispetto al passato e quindi possiamo aspettarci dei caricamenti molto ridotti sul nuovo hardware. Altri fattori interessanti sono la presenza di un'interfaccia Ethernet, proprio come sulla OLED, il supporto all'HDMI 2.1, quindi immagino sarà in grado di puntare al 4K in modalità fissa, e un microfono integrato. Se fosse una console di qualsiasi altro produttore penserei all'implementazione di funzioni di voice chatting, ma trattandosi di Nintendo mi immagino più ritorno di Nintendogs e i Pikachu. Ora, mettendo insieme questi due leak, abbiamo davanti un progetto molto chiaro. Questa Switch 2, così come presentata dai rumor, sembra una console in netta continuità con il passato, nel bene e nel male. Una mossa molto poco da Nintendo per una console che rappresenterebbe un ritorno al dare priorità assoluta alla potenza hardware piuttosto che cercare a tutti i costi un modo innovativo di concepire il gaming
gaming stesso. Intendiamoci, per me questo è un bene. Da una parte si garantisce la retrocompatibilità con la libreria Switch, dall'altra si aprono le porte a una console in grado di accogliere i titoli multipiattaforma in tempo e senza dover invidiare nulla a PlayStation 5, Xbox e tutte le altre console che saranno poi messe sul mercato. Dall'altra so che molti rimarrebbero delusi da un'impostazione del genere, perché da Nintendo ci si aspetta sempre quel guizzo di creatività imprevedibile che non si può trovare altrove. Già solo chiamare la console semplicemente Switch 2 per molti sarebbe un po' una mossa non Nintendo. Però abbiamo ancora una seconda USB-C di cui non sappiamo l'utilità e un tasto misterioso sul Joy-Con destro. E non dimentichiamoci dei rumor che volevano l'implementazione di un qualche tipo di sistema a doppio schermo tramite lo streaming dati. Insomma, i modi per sorprenderci ci sono ancora. Staremo a vedere però se Nintendo, per la prima volta dopo anni, presenterà solo una nuova console e nulla di rivoluzionario. Detto questo, valgono le premesse iniziali. In poche ore l'entusiasmo attorno a questo rumor si è nettamente smorzato, quindi finché non vedrete la conferma ufficiale da parte di Nintendo, io fossi in voi non mi entusiasmerei troppo con queste notizie, anche perché nei prossimi giorni ne sentiremo di tutti i colori. Di positivo c'è il fatto che sembriamo effettivamente essere arrivati al capolinea e l'annuncio ufficiale potrebbe essere dietro l'angolo. Tipo lì. Mentre aspettiamo però, io intanto vi leggo nei commenti. Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate di questi leak, se vi piacerebbe un'impostazione del genere da parte di Nintendo. E niente, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto leakate duro. Io sono il Poro China, Michele Switch 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... dare priorità assoluta alla potenza hardware